Allora, malattia di Menhir. La malattia di Menhir non è una malattia, ma dovremmo chiamarla sindrome di Menhir. E comunque è una malattia complessa che si manifesta però più o meno sempre con una consecuzio e con una serie di sintomi, una manifestazione classica molto molto tipici. Cosa avviene al paziente che ha la crisi menirica? Il paziente dice: dottore, la crisi è cominciata così, sono sentito l'orecchio vattato come se ci fosse la mano sopra, un fischio molto molto forte, mi è cominciato a girare la testa, tutto mi girava intorno come se fossi una lavatrice, sono rimasto a letto per almeno mezz'ora, due ore, cioè il tempo è importante. Questo per dirvi differenziare sempre dalla catalepsia, dalle vertigini, dal posizionamento e altre patologie. Sono rimasto fermo, ho avuto nausea, vomito, poi dopo un poco la vertigine si è calmata, vuoi perché la storia naturale è quella, vuoi perché uno dei miei familiari ha fatto il plasi, il lemon, e compagnia bene. Però poi novattamente il fischio è rimasto un poco di più, poi dopo qualche giorno è scomparso il fischio, anche il mio novattamento, adesso mi pare di sentire bene. Questa è la storia tipica, anche se a volte la sintomatologia può essere anche manifestazione parziale. La malattia di Menhir prevale leggermente nel sesso femminile, a volte sono donne che soffrono di emicrania, una storia di emicrania, durata della vertigine, ho detto, da circa mezz'ora a due ore, può essere recidivata. La malattia di Menhir ha queste crisi ricorrenti. Dottore, mi è capitato già 6 mesi fa, 4 mesi fa, 20 giorni fa, sempre con la stessa modalità. Se la vedete in tempi rapidi, cioè il paziente ha una crisi stamattina, voi andate nel pomeriggio, notate ogni stato, un movimento involontario degli occhi, che nella fase molto precoce batte dal lato malato, in una fase più tardiva, la sera, il giorno dopo, batte dal lato sano, verso il labirinto prevalente. E lo vedete anche ad occhio nudo, perché è un istacco così importante che basta avvicinare gli occhi e quelli del paziente che lo vedete battere. La terapia nella fase acuta è la dieta iposodica, iperidrica, diuretici, mannitori, glicerone, dieta dei migini, cortisone va molto molto bene. Vestibulopratici sedativi, questi qua vanno molto molto bene per chi agisce sul territorio. Cioè se voi andate sul territorio, andate a vedere il paziente a casa sua in campagna, piuttosto che mettergli la flebbi di mannitolo di glicerola che non potete fare, dategli una fiala di valium, che va bene, un vestibolo pregico, lo calma, gli calma l'ansia e gli calma la vertigine. Fargli valium e plasil, fategli fare il Levobren, cioè fategli dare dei sedativi, dei vestibolo pregici. Quello che dovreste evitare è il vestibolo pregico per eccellenza, che sapete qual è, sul posto le famose, perché quello là, utilizzato per lunghi periodi, addormenta la sintomatologia, addormenta anche i segni, e quindi poi alla fine che succede? Succede che quando l'otorino va a visitare il paziente, lo va a visitare, trova dei sintomi molto molto stimati. Ipoacusia improvvisa assomiglia ma non è, perché il paziente dice: dottore, di colpo mi è cominciato a fischiare l'orecchio, mi si è chiuso l'orecchio, non ho sentito più. Ipoacusia improvvisa, di colpo mi è capitato e da quel momento qua non sento più, come se ci fosse, spesso mi sento a questo gesto come se ci fosse una mano qua, non sento più. Quindi che cosa differisce, anche se ci sono acufene in questa patologia, che non ci sono vertigini, il paziente non parla di vertigini, c'è solamente che il senso dell'udito è venuto. Compare come fulmine a ciel sereno, ipoacusia improvvisa. Di solito è tipica o dei periodi delle influenze, può essere natura virale, questo spesso capita nei soggetti più giovani, o nei pazienti anziani che hanno già disturbi vascolari periferici. Quindi i pazienti che sono già vasculopatici ed hanno uno spasmo, ci auguriamo sempre lo spasmo, una trombosi dell'arteria labirintica. Perché voi sapete che l'arteria labirintica è un'arteria terminale, non ha collaterale. Se si chiude l'arteria labirintica con i suoi rami, purtroppo non c'è un circolo collaterale di cariante. Di solito non è recidivante, a meno che questo paziente non sia totalmente sfortunato, non è recidivante, però non sempre c'è restituzione ad interrupt. Cioè, dire al paziente, sicuramente la diagnosi precoce è importante, gli possiamo fare il cortisone, l'antidemigeno, il farmaco emoreologico, il carbogeno, quello che vorremmo, per dire al paziente: guarda che c'è la percentuale di pazienti che recuperano spontaneamente se c'è uno spasmo, c'è la percentuale di pazienti che non recupera, quindi solamente il tempo ce lo potrà dire. L'unica variabile importante è il tempo di intervento. Trattare un paziente con ipoacusia improvvisa ieri o stamattina mi dà più probabilità rispetto a quello che avevo 10 giorni fa. Funziona un po' come la riperfusione dell'infarto: una cosa è rivascolarizzare il paziente dopo 6 ore, una cosa è rivascolarizzarlo dopo 6 giorni.
E questa qua è la cosa che già abbiamo anticipato. Scusami, Mimmo, noi facemmo uno studio a Siena sulla ipoacusia improvvisa, però con l'ecodoppler transcranico, per vedere la non attivazione dell'arteria comunicante posteriore. E l'abbiamo dimostrato che rientra nella ipoacusia improvvisa. E infatti tu mi hai anticipato in una cosa molto importante che volevo dire, che è questa. Attenzione, perché alcune neuropatie periferiche, come la neurite vestibolare, della quale non parliamo perché sono vertigini, o l'ipoacusia improvvisa, molte volte possono, come la collega ha detto giustamente, essere la spia di un disturbo centrale del circolo della vertebrale, del circolo cerebellare. Cioè, un paziente con la vertigine periferica può essere uno che ha anche un infarto cerebellare. Un paziente con ipoacusia improvvisa è uno che può avere un disturbo importante. Molto altra la sintomatologia si sovrappone, è sfumata. Io ad esempio ho avuto, non so, ho avuto una paziente con ipoacusia improvvisa, settantenne, che poi ha recuperato con terapia medica. Poi parlando meglio con lei, dice, a me poi quando mi è venuta quella cosa, io ho sentito come la faccia addormentata. Abbiamo fatto un CRMN e ci arriva praticamente un esito infartuale. Solo che però noi ci troviamo in difficoltà, perché l'ecodoppler transcranico non lo fanno. Deve fare l'CRMN. Io mi muovo così, il paziente anziano, 160 anni, così improvviso, con la vite vestibolare, per me deve fare un CRMN. Dici, ma è un esame superfluo? No, perché per come adesso la risonanza è utilizzata, non è un esame eccezionale come 20 anni fa. Però meglio essere precisi che non superficiali. Perché ripeto, non ci possono esserci non segni evidenti di coinvolgimento centrale, ma ci può essere qualcosa di importante. Quindi paziente ultra 60 anni con fattori di rischio cardiologico, ipertensione, di metabolici e diabete, fa sempre un CRMN per sicurezza, anche se la diagnosi è chiara ed è, diciamo, indiscutibile. E infatti CRMN nei pazienti anziani. Poi c'è tutta la categoria degli acufeni oggettivi, cioè quelli che sono avvertiti non solo dal paziente, ma anche dall'osservatore. Quindi è importante, come diceva Vincenzo, cercare di individuare la qualità dell'acufene. Mi scusi, ma il suo acufene a che cosa assomiglia? Al fischio, al treno che passa, alla radio che fa fruscio? No, dottore, a me l'acufene batte come il cuore, fa tum, 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 come il cuore. Beh, allora da questo punto noi dobbiamo spostarsi in altri ambiti, perché ad esempio quello pulsante può essere vigile cardiaca. No, dottore, molte volte questa acufene invece è un ticchettino con l'orologio, fa questo acufene è tipico del palatomicrono, che è una patologia dello spasmo dei muscoli peristafilini che dà chiaramente acufene. E quindi se in relazione al battito cardiaco molte volte non serve, a volte può essere utile, se il paziente ha l'acufene, fare questa manovra: comprimere il fascio lasco nervoso del collo allo stesso modo e chiedere al paziente, cercando di fare silenzio, ma lo senti di meno? A volte dice sì, ma lo sento meno, dottore. In questo caso chiaramente un doppio va fatto, perché io ho trovato pazienti con acufeni pulsanti che poi si sono fatti operare la carotide per una stenosi carotidea. A volte ci sono delle patologie nella cassa timpanica, delle malformazioni arterovenose, il glomo giugulare e il glomo timpanico, che sono queste malformazioni rosso-bluastre che si chiamano con endoscopia. O la discesa del bulbo della giugulare, o la malformazione della carotide interna. Vi ricordate il famoso sifone della carotide? Bene, a volte questo sifone può essere discendente, cioè può rompere il pavimento e fare una curva più ampia e battere nell'orecchio. Otoscopicamente si nota una massa bluastra che sta dietro la membrana. E quindi, arrivato a questo punto, cosa è importante fare? Fare indagini diciamo, diagnostica neurovascolare o di diagnostica cardiologica ed vascolare. E chiaramente queste erano le diapositive di Ortenio Torini, non sogniamoci di fare una meningotomia esplorativa, cioè diciamo al paziente di porto in laboratorio, andiamo a incidere e vedere che ci sta, per creare ad appungere la carotide, e vi posso immaginare cosa succede, irreparabile. Quindi questo è il quadro specifico. Il palatomicrono, di fatto, che cos'è? È uno spasmo ad alta frequenza della muscolatura palatale peritubarica, spesso associato a fulnis e distorsione uditiva e associato anche a spasmo di altri muscoli. A volte abbiamo i timpanogrammi che, quando la macchina ridisegna, sono a zig zag, cioè disegnano il palatomicrono, cioè anziché essere una curva regolare ci sono delle incisure tipiche dei palatomicroni. Ci sono altri tipi di spasmi associati, si è provato a trattarli con sedativi ansiolitici che diano un mio rilassamento,
noi stiamo avendo dei buoni risultati con il trattamento con beta-alogiavinica che fa la dottoressa Troncone, perché dato che ottiene, come vedete, il rilassamento, siamo riusciti a trattare alcuni pazienti, addirittura a non fargli più avvertire il fastidio.